Io diciamo che visto che abbiamo un po' ritardato, no? In maniera tale da consentire a tutti quanti di arrivare, non mi dilungherei personalmente, ma invece invito immediatamente il dottore Racuglia qui ad aprire l'intervento per avviare questa riflessione, no? Sul tema, no? Dell'alta formazione del turismo in Calabria. Senti, sì. Allora, perfetto, ci siamo. Devo fare i complimenti, Calato, non di forma, perché normalmente uno fa i complimenti e dice sei stato bravo. No, io devo fare i complimenti perché finalmente si comincia a confrontarsi, finalmente si ritorna a parlare delle cose che bisogna fare, e questo dopo un periodo difficile, eccetera, è importantissimo. È importantissimo anche che lo facciamo con, ieri abbiamo parlato con i giovani, quindi con quelli che hanno davanti un futuro importante, gli abbiamo dato delle informazioni, abbiamo dato delle indicazioni, ma soprattutto abbiamo ascoltato, ripeto la parola, ascolto. È una delle cose che è mancata in questo periodo, cioè l'ascolto di quello che bisogna fare. E oggi poi abbiamo anche gli imprenditori in sala che ci aiutano anche a conoscere il loro fabbisogno. Quindi diciamo che abbiamo delle parole chiave, secondo me, in queste 2 giornate che dobbiamo poi sottolineare, che ci devono consentire di fare un percorso assieme. Assieme dico perché io rappresento ANPAL Servizi. ANPAL Servizi è l'agenzia strumentale del Ministero del Lavoro, meglio conosciuta come Italia Lavoro negli anni e meno conosciuta per Rinnovi Dito. Quindi abbiamo le due facce di una stessa medaglia, una positiva e una negativa, ma io dico entrambe negative e entrambe positive, perché comunque c'era del buono anche tra i ragazzi navigator bistrattati dai giornali e dalla stampa. Che cosa fa ANPAL Servizi? ANPAL Servizi facilita l'avvicinarsi dell'istituzione e dei soggetti che operano nel mercato del lavoro con chi cerca lavoro, con i disoccupati, con gli imprenditori. Quindi aiuta questa rete del mercato del lavoro a operare. E in che modo concretamente lo si fa? Lo si fa affiancando le varie strutture che operano nel mercato del lavoro, e quindi parliamo dei centri per l'impiego, parliamo degli istituti scolastici, parliamo dell'università, e quindi dall'altro lato poi abbiamo i soggetti privati che operano nel mercato del lavoro, che sono gli imprenditori. E non solo gli imprenditori del mercato del lavoro, che sono le APL, abbiamo anche e soprattutto gli imprenditori che operano, e in questo caso gli imprenditori del settore turistico. Il settore turistico penso che è il settore che maggiormente in questo momento sta aiutando il paese a uscire da un periodo di crisi e di difficoltà. È un settore che fortunatamente, dicevamo ieri anche ragazzi, ha degli investimenti sul territorio. Oggi ci siamo affacciati su questa bella terrazza e abbiamo visto questo paesaggio unico. Come unico era ieri la visita che abbiamo fatto in questo comune, che tanto può dare e tanto può produrre nelle nostre vite. Ma come lo possiamo fare? Innanzitutto con le 2C. Competenza e competitività. Le imprese oggi, nel settore turistico fortunatamente, stanno ricevendo un flusso turistico molto importante, e dall'altro lato noi dobbiamo garantire che queste imprese riescano a crescere offrendo soprattutto dei servizi migliori, dei servizi adeguati rispetto al loro target di riferimento. E qui arriviamo chiaramente ai lavoratori. I lavoratori devono offrire la loro competenza, e quale migliore opportunità di strumenti come l'ITS che noi abbiamo calato ci consente di dare, formare questi ragazzi verso il mercato del turismo. Non è una cosa facile,
è una cosa che va accompagnata, ma è un processo che noi in questi anni stiamo cercando di mettere in campo, quindi avvicinare il fabbisogno delle imprese ai lavoratori. Questo è un altro punto importante che vorrei sottolineare. Noi oggi, per poter ripartire, e quindi tutti ci chiedono di ripartire, anche i fondi che stanno arrivando con il PNRR parlano di ripresa, fondi della ripartenza del nostro paese. E questo significa ripartire in che modo? Partiamo dai fabbisogni delle imprese. Quindi i fabbisogni delle imprese vengono espressi in maniera anche semplice, si fa la rilevazione di questi fabbisogni attraverso normali questionari. Su quei questionari, su quel fabbisogno, noi dobbiamo rispondere immediatamente per consentire alle imprese di competere. E quindi la ricerca che va a favore del lavoratore è il secondo passo, ma abbiamo invertito la strategia, una strategia che devo trasmettere la mia positività di questa regione Calabria che è cominciata a cambiare. Abbiamo una struttura molto viva, abbiamo una struttura molto pronta alle sollecitazioni e una struttura che segue anche le indicazioni che vengono dal Ministero e vengono anche dalla Comunità Europea. Quindi uno dei fattori positivi è c'è un'istituzione che vuole accompagnare questo processo. E questo processo ha varie opportunità, tra queste chiaramente c'è l'ITS che noi stiamo portando avanti. Quindi la strategia che è cambiata in questo periodo è soprattutto una strategia che parte dagli imprenditori, una strategia che consente agli imprenditori di soddisfare il proprio fabbisogno. Oggi, ritornando al PNRR, la missione 5 che riguarda proprio il mercato del lavoro, abbiamo tre grossi interventi che possono essere calati sul nostro territorio. Il primo riguarda la ripresa dei disoccupati, cioè la possibilità di accompagnare i disoccupati al mondo del lavoro, che è il programma GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori, che consentirà in Calabria a oltre 100.000 lavoratori di essere presi in carico, di essere formati e specializzati verso il mondo del lavoro attraverso un percorso. Parliamo di lavoratori che sono gli ex lavoratori percettori del reddito di cittadinanza, parliamo dei lavoratori della NASPI e parliamo dei disoccupati, con due tre priorità: giovani, donne e personale un po' più disagiato. Quindi questo riguarda il mondo della disoccupazione. Si tenterà di riportare nel mondo del lavoro questi disoccupati. Chiaramente l'obiettivo, e tutti quanti dobbiamo puntare a questo obiettivo, è di spendere bene queste risorse, quindi consentire che realmente la formazione di questi lavoratori sia una formazione finalizzata all'ingresso nel mercato del lavoro. E qua chiaramente non facciamo demagogia, perché quando parliamo di questi numeri c'è necessità anche di spingere verso la domanda di lavoro, perché se non c'è uno sviluppo economico del territorio, chiaramente non ci può essere una tale capacità di assorbimento di queste domande di lavoro. E questo è chiaramente il compito su cui sta lavorando la parte degli investimenti nel nostro territorio. Però qua io ti ripeto, tornando a ieri sera, tornando a quello che abbiamo visto stamattina, noi è in capo anche a noi valorizzare quello che ci abbiamo, è in capo non aspettare che qualcuno venga qui, come dicevi giustamente tu, a dirci quello che dobbiamo fare. Facciamo quello che sappiamo fare, perché abbiamo dimostrato in più di un'occasione che le cose si possono fare. Altro punto importante del programma del PNR è il Fondo Nuove Competenze. Sta partendo un intervento massivo sui dipendenti delle aziende per aumentare la competenza. C'è stato un primo intervento di questo fondo nel periodo della pandemia, ma io lo caratterizzerei come un intervento più assistenziale che di formativo di competenze. Oggi c'è un investimento di 1 miliardo
che viene fatto sui dipendenti delle aziende per consentire alle aziende di formarli e di riqualificarli verso i nuovi mercati. E quindi questo nuovo processo di fondo competenze che aprirà l'avviso il 13 dicembre dovrebbe consentire di qualificare e riqualificare il personale abbattendo i costi delle imprese e quindi consentire sempre nel breve periodo, perché l'intervento viene realizzato nel 2023, di aumentare le competenze dei lavoratori che entrano in un percorso formativo e dall'altro lato, al termine di questo percorso formativo, che l'imprenditore decide qual è il percorso, che percorso debbano fare, aumentare le competenze della la competitività dell'impresa. In questo caso noi abbiamo fatto anche una proposta che secondo me può essere utilizzata negli anni prossimi, cioè far sì che il settore del turismo abbia un fondo di competenze esclusivamente per il settore turismo, quindi destinare una parte di queste risorse esclusivamente al turismo. Lo possiamo fare anche solo in Regione Calabria. Io avevo provato con l'assessore al turismo Fausto Orsomarso, che si era interessato a questa operazione, ma ahimè lui è andato a Roma, quindi noi dovremmo spostare un po' l'asse qui in Calabria, ma proporre un fondo nuove competenze per la Regione Calabria può essere interessante rispetto alle caratteristiche che noi abbiamo e proiettato nel prossimo anno, in modo tale che noi al termine del periodo turistico non poniamo i lavoratori in disoccupazione, li teniamo in carico e gli facciamo un percorso formativo proiettato all'anno successivo, in modo tale che quando le aziende ripartono con dei lavoratori già in pancia, già formati e che gli hanno acquisito competenze rispetto ai fabbisogni delle imprese e chiaramente gli danno una competitività maggiore rispetto alle altre aziende, agli altri territori del nostro paese e non solo del nostro paese. È una proposta interessante che poi si collega anche sempre al nostro discorso di ITS sulle competenze, sulla specializzazione, perché guardate che oggi anche il cameriere che serve al tavolo ha necessità di conoscere tutta una serie di cose importanti sul menù. Ve ne dico uno per tutti, per esempio quando parliamo dei celiaci, quando parliamo dei musulmani, quando parliamo di altri soggetti stranieri che vengono nel nostro paese, che hanno diritto da parte del cameriere che li accoglie al tavolo di conoscere le opportunità e l'attenzione che loro devono dare a questi soggetti, che chiaramente consentono il miglioramento e la crescita del settore anche dal punto di vista qualitativo e non quantitativo, perché noi oggi il settore turistico l'abbiamo molto sulla quantità e meno sulla qualità. Quindi questo è un altro punto importante. Il terzo intervento, ultimo sul mercato del lavoro, è sul duale. Si è portato avanti questa proposta sul duale, questo potenziamento dell'alternanza formativa tra formazione e impresa, che chiaramente in Germania era uno dei sistemi che ha funzionato maggiormente e che oggi in Italia è stato esportato e che dobbiamo certamente pensare di adattarlo alle nostre imprese. Quindi questo sistema del duale che si vuole rafforzare, quindi consentire ai nostri giovani di fare un percorso in alternanza tra studio, formazione e impresa, ha ricevuto anche un ingente intervento economico e sarà messo a disposizione. Però qua dobbiamo stare attenti, perché il sistema duale tedesco funziona, ma funziona con determinate caratteristiche, funziona soprattutto con delle imprese che sono medie imprese, mentre noi conosciamo il nostro territorio che è fatto di piccole e piccolissime imprese. Ieri abbiamo ascoltato i ragazzi che denunciavano alcune mancanze da parte degli imprenditori per l'accoglienza, il percorso che loro devono realizzare, e quindi anche su questo aspetto del duale dobbiamo lavorare affinché noi prepariamo da un lato i lavoratori a entrare disoccupati
occupati, giovani, a entrare nelle imprese, eccetera. Ma soprattutto selezioniamo quelle imprese che sono in grado di sostenere questo percorso e che abbiano anche la capacità amministrativa e di organico per consentire un trasferimento di competenze verso questi ragazzi che entrano nelle imprese. Vi ho raccontato in sintesi una serie di interventi che vedrà coinvolta l'agenzia Ampal Servizi. Vi ripeto la strategia che abbiamo adottato in Regione Calabria è proprio quella che oggi noi partiamo dalle imprese, partiamo dai fabbisogni delle imprese per dare risposta ai disoccupati. Sui disoccupati la doppia C è importante, quindi aumentiamo la competenza per aumentare la competitività. Questi percorsi vi dico che non li abbiamo pubblicizzati bene, quindi anche ieri uno dei problemi che abbiamo tutti noi dell'istruzione è la comunicazione, manchiamo di comunicazione e ahimè oggi la comunicazione ha vari target. Quando comunichiamo con i giovani ci sono i social, quando li comunichiamo con i meno giovani ci sono le televisioni quotidiane. Quindi bisogna anche fare un'attenzione, una valutazione differente rispetto all'attività di comunicazione per dare a tutti quanti, da un lato i disoccupati e dall'altro lato le imprese, le giuste informazioni per poter accedere a queste opportunità che si stanno realizzando in piccolo in Calabria. In Calabria abbiamo fatto una delle buone prassi che in Europa oggi ci hanno riconosciuto, che è quello di creare una rete fatta da centri per l'impiego, scuole e imprenditori che cominciano a dialogare. Quindi i tre mondi del mercato del lavoro, quindi il mondo dell'istruzione e della formazione, il mondo dell'impresa e il mondo dei disoccupati, riesce a dialogare perché siamo entrati nelle scuole, siamo entrati al quarto anno a dare le prime informazioni, a fare il PCTO, a fare i collegamenti con le varie imprese, si sono realizzati degli interventi molto interessanti tra varie scuole che si sono messe assieme e che hanno addirittura realizzato un sito web, un programma di comunicazione per l'azienda oleare del Cosentino e gli hanno regalato questo pacchetto completo della vendita online, il tutto curato dall'Associazione del Commercio Online. Quindi l'Associazione del Commercio Online con i ragazzi ha creato questo sito, ha creato questa comunicazione e l'ha regalata a questa impresa. Questi ragazzi hanno vinto anche un premio, ma il premio è soprattutto alla rete che si è realizzata, alla rete fatta di studenti, di professori, di imprese e di soggetti del mercato del lavoro come i nostri amici dei centri per l'impiego che cominciano a uscire dai loro uffici, entrare nelle scuole e a dialogare tra da un lato i disoccupati e dall'altro le imprese. È un racconto che dovremmo rifare tante, tante volte, però è un processo che è stato avviato e che secondo me nei prossimi anni darà i frutti sperati, soprattutto per i nostri giovani che dovranno essere poi accompagnati al mondo del lavoro, che è il nostro obiettivo. Grazie. Grazie a Michele Raffuglia. Diciamo che è sempre interessante, no, il contributo di Michele Raffuglia, le chiacchierate fatte con lui, perché porta un punto di vista, no, differente che quello di un'agenzia governativa che ha un focus specifico sul tema del lavoro. Le parole chiave del tuo intervento, Michele, sono competenza e competitività. Competitività appartiene al mondo delle imprese, no? Ma noi come ITS possiamo lavorare su quelle che sono le competenze. Credo che poi particolarmente interessante, no, sia questa proposta che si allaccia un pochettino, no, alla dinamica del lavoro di questi due giorni, quello di creare un fondo nuove competenze per il settore turismo, dove l'ITS è il soggetto che si può occupare della formazione tecnologica superiore degli operatori che lavorano nel turismo. Questo potrebbe essere per esempio una chiave di lettura, senza stare ad attendere lì il finanziamento regionale per le nostre attività, no? Che appartiene a un altro sistema, no, di finanziamento tra i fondi della pubblica amministrazione, tra i fondi nazionali, tra i fondi comunitari che appartengono, noi potremmo invece intercettare misure che sono pronte e che rischiano di fallire, perché poi è anche questo il problema.
no, sulla base delle chiacchierate che facevamo ieri, potremmo noi come ITS farci insieme alle imprese, insieme ad Ampal Servizi, insieme a tutti gli attori che sono coinvolti all'interno di questo sistema, di farci portatori, no, di questa proposta, di questa iniziativa, con un grande protocollo di intesa nelle prossime giornate. Credo che una delle cose che noi come ITS dobbiamo fare per il nostro territorio, se vogliamo dare un contributo concreto, no, a questo percorso, no, di crescita professionale del nostro territorio, cioè come possiamo contribuire davvero allo sviluppo del turismo, penso che questa sia una chiave di lettura estremamente concreta che, fatta tutti quanti insieme, credo che possa portare ottimi risultati in un lasso di tempo piuttosto ragionevole. A questo punto passo la parola alle imprese, no? Al presidente di Federalberghi Calabria, il dottor Fabrizio D'Agostino, che appunto saprà, no, incentivare questa nostra chiacchierata con altri temi. Prego. Sì, grazie a tutti e anch'io sono particolarmente contento per la due giorni sul tema del turismo. Quando si parla di turismo bisogna sempre pensare che questa nostra terra ha un PIL che è sempre in crescita sul turismo, stiamo sfiorando il 20% del PIL regionale, la media nazionale è il 13%, quindi noi siamo in grande crescita. Io ringrazio il dottor Capalbo che ha la grande capacità di organizzare, ma soprattutto di presiedere questa fondazione, che è una fondazione di cui sentiremo parlare, soprattutto per i programmi che ha nei prossimi mesi. E sono anche contento di venire qui nel Palazzo Santa Chiara, che è un palazzo storico nel cuore di Tropea, un palazzo che ha ospitato per la prima volta il ministro del turismo, il dottor l'onorevole Garavaglia. Abbiamo fatto qui l'assemblea di Federalberghi, abbiamo parlato sempre di questi temi. Io ho fatto una brevissima presentazione, c'è un raggio di sole che illumina ma non disturba mai il raggio di sole, quindi speriamo che riusciamo a leggere che cosa abbiamo detto come Federalberghi, cosa abbiamo riportato come Federalberghi. Federalberghi è un'associazione, la più importante federazione nazionale, che racchiude su 33.000 alberghi, noi ne rappresentiamo 28.000, quindi quasi il 90% delle strutture alberghiere italiane. Io ho fatto una fotografia degli hotel, se non si legge ve li dico io i numeri, degli alberghi che ci sono in questo momento in Calabria. Noi abbiamo 638 strutture divise tra hotel e hotel residence, che poi sono le strutture prettamente alberghiere, si divide tra alberghiere ed extra alberghiere. E abbiamo solo per le strutture alberghiere in Calabria 58.000 letti e 25.000 camere circa, sono i numeri sotto, che sono, vi giuro che sono quelli, non si leggono ma sono quelli. E qui c'è la divisione invece dell'extra alberghiero, vedete sempre i due numeri sopra dell'alberghiero, e poi c'è un elenco, secondo me anche infinito, e con l'ex assessore, come diceva il dottor Raccuglia, della Regione Calabria, assessore al turismo, ora le deleghe sono passate al presidente, la divisione dei singoli, diciamo, di chi rappresenta in questo momento l'extra alberghiero, che poi fanno un'attività di ricettività molto importante, che però naturalmente sono classificati soprattutto con il B&B, come vedete, con un numero importante, e poi a seguire ci sono le residenze, ci sono le case religiose, i rifugi, i villaggi residence, una divisione che anche questo noi all'assessorato abbiamo detto di ridurlo perché porta anche un po' di confusione, ma non è questo il tema della giornata, andiamo avanti. Questa invece è la divisione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere nelle varie province. Naturalmente qua c'è una grande crescita di questo territorio, perché è un territorio che naturalmente sta crescendo molto in termini di ricettività. Cosenza rappresenta per la grandezza anche oltre il 40% di alberghiero, e poi ci sono le altre province, Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria, che invece rimangono stabili su alcune percentuali. Qui ci sarebbe poi da fare un'analisi, però questa è la fotografia attualmente
della situazione ricettiva in Calabria. Vi ho dato un numero che è 3.600 strutture ricettive, mettiamocelo in testa perché poi arriviamo al termine di questo mio ragionamento sull'obiettivo che deve avere secondo me la Fondazione sul turismo, togliendo anche il tema della giornata. Certamente noi albergatori, noi imprenditori, ma chi fa attività imprenditoriale in generale ha tre punti su cui deve focalizzare la propria attenzione: incrementare sicuramente l'occupazione. Se incrementa l'occupazione è perché noi abbiamo incrementato il prezzo medio delle camere, quindi c'è un maggior ricavo, e fidelizzare i clienti, perché questo ci consente poi di poter stazionare sul mercato. Abraham diceva aumentare il numero dei clienti, aumentare lo scontrino medio, aumentare la frequenza d'acquisto. Sono questi i tre punti centrali un po' dell'economia, ma che colgono il tema della formazione. Perché, voi mi direte? Perché il settore turistico ha un continuo e costante fabbisogno professionale e formativo, e la Regione su questo, secondo me sbagliando alcune politiche formative nel corso degli anni, perché i famosi corsi di formazione negli anni 90 erano prese da queste società che non avevano poi una ricaduta attiva e operativa nel sistema e nel tessuto imprenditoriale, adesso su questi temi, poiché si va sul mercato, il mercato del turismo ormai è un mercato prettamente online e ti fotografa soprattutto con le attività di recensione, con una classificazione che abbiamo immediatamente. Ormai si va in un albergo, prima di andare in un albergo a Roma o a Milano, di default noi andiamo a vedere se quell'albergo il prezzo, la qualità, le recensioni. Ci sono tanti motori di ricerca, anche su questo adesso c'è una slide che vi spiego e che vi voglio far vedere. Quali sono in Calabria, che più o meno ha una media nazionale, le professioni più richieste su cui ci sono tantissime difficoltà da parte di tutto il mondo ricettivo? I camerieri, che rappresentano il 36%, come sapete non si sono trovati. Questa è un'indagine che abbiamo fatto con il Cerzio sul settore del turismo. I cuochi, che rappresentano il 22%, i baristi e poi tutte le altre figure professionali. Qua c'è stata una carenza, Presidente, su questa figura. Al netto adesso della polemica col reddito di cittadinanza, che è un altro tema, ma anche nel 2019 queste figure erano richieste. Questo è quello che succede sull'aspetto formativo e sull'aspetto di chi lavora nel mondo delle imprese. Purtroppo il sole qui cancella un dato, non fa vedere un dato, che è la colonna a destra, che è la colonna delle imprese normali, quella invece è la colonna delle imprese turistiche. Le imprese normali hanno nel loro organico il 13% di laureati, le imprese turistiche nel loro organico hanno l'1,2% di laureati. Questo è un dato su cui, lo dico al Presidente Raccuglia, che noi con il Fondo Nuove Competenze stiamo facendo un lavoro, e gli alberghi trovano, so che sta per uscire adesso un bando tra qualche settimana, e riteniamo quella la strada giusta da percorrere, perché la crescita nel suo complesso di una struttura ricettiva parte da chi ci opera. E dicevo prima che quali sono le competenze, lo dico ai ragazzi che sono in sala, di elevata importanza che deve avere nel momento in cui c'è questa ricettività. Ricettività vuol dire ricevere, la capacità di comunicare, la capacità di comunicare nella lingua straniera. Questo è Tropea, è il punto più importante del turismo in Calabria, e non esiste qui una reception senza una persona che sappia parlare più lingue. E il terzo punto su cui noi dobbiamo crescere tantissimo sono le competenze digitali. Su questo io voglio dire due cose.
Noi stiamo avendo nel mondo del turismo, io l'ho chiamato tsunami, lo leggete in alto, tsunami tecnologico, con tutta una serie di termini anglosassoni che io personalmente odio, ma ormai abbiamo dovuto far proprie. Qua per esempio vi ho scritto quelli che sono i termini che si usano in un albergo, il PMS, il Channel Manager, il Booking Engineer, il Brand Reputation, il CRM, i social media. Ormai non c'è una struttura alberghiera che non ha una propria postazione social, perché devi comunicare la tua attività, devi anche posizionarla con Instagram o Facebook, cioè sono i due principali, ma adesso ce ne sono altri, oppure tutti i sistemi gestionali che per potersi posizionare sul mercato e per poter essere presenti sui circuiti internazionali, se non hai questi sistemi di software gestionali non riesci mai a prendere un cliente che in questo momento ha la necessità a New York di venire a Tropea in vacanza, deve fare una ricerca su internet, su Google, e mette Tropea Hotel. Con questi sistemi di booking engine o i centri di prenotazione trova già una piattaforma di prenotazione, oppure trova già quali hotel andare a prenotare. Questi sono ad esempio per acquisire i clienti, le hotel, i social network, i portali, tour operator, Google. Quindi c'è un mondo che si sta evolvendo intorno a noi nel momento del captare quelli che sono i nostri clienti, e da qui arriviamo al punto centrale che sono le competenze. Competenze del revenue, sempre altro termine inglese, sta per fatturato, che sono i prezzi fissi, i prezzi variabili, il RevPAR, sempre un termine per far capire quanto è la redditività di una camera sul proprio fatturato. E questo io ho fatto, non si legge bene, tutta una serie di termini inglesi che girano nel mondo del turismo. E arriviamo al dunque. Le 3.269 strutture ricettive che in questo momento ci sono in Calabria, siano esse alberghiere o siano esse altre extra alberghiere, sono pronte ad affrontare questo tsunami con questi elementi, Presidente, che abbiamo detto? Questo secondo me è la scommessa che noi ci dobbiamo porre, e ritengo che una fondazione come la Fondazione Lion, ce ne sono delle altre, noi dobbiamo attingere come politica economica della Regione Calabria, noi come associazioni imprenditoriali, da queste fonti di ricchezza che devono avere i nostri collaboratori, perché senza queste attività formative che crescono in competenza, fanno crescere l'azienda sul mercato, io reputo che la Calabria, il gap che ha con le altre regioni, non riesce a colmare. Noi nel 2019 la Regione Calabria ha fatto il record storico delle presenze in Calabria, noi siamo arrivati a 9 milioni e mezzo di turisti che sono arrivati. Poi il 2020 e il 2021 è stato l'annata del Covid, e quindi non usciamo fuori dai mercati per la vicenda naturalmente internazionale, per il dramma che abbiamo ricevuto, che abbiamo vissuto tutti quanti. Il 2022 ci siamo ben riposizionati, non abbiamo toccato quei livelli, e allora il 2023, che sono i mesi in cui adesso stiamo programmando, è ripartito tutto il mondo alberghiero, il mondo della ricettività, il mondo del turismo con tutte le fiere, ormai è già avanti, e il 2023 è l'anno che ci deve far ritornare sui livelli che noi speriamo di raggiungere. Non siamo tanto distanti dalla Sicilia, dalla Puglia o dalla Campania. La Sicilia per esempio fa 14 milioni di presenze turistiche, ha una storia millenaria forse più importante della nostra. La Puglia, che tanto viene decantata, che sicuramente ha fatto dei passi avanti nel mercato turistico, è intorno ai 14 milioni. Noi l'ultimo anno, 2018, sul 2019 siamo aumentati del 22% come presenze turistiche.
Dobbiamo farci trovare pronti, dobbiamo farci trovare pronti con le infrastrutture, gli aeroporti, le strade, dobbiamo superare le problematiche ataviche che abbiamo in questa regione, il mare sporco, le pulizie anche dei nostri territori. Parlavo con alcuni imprenditori che saluto, che sono qua presenti in sala, l'erosione costiera che sta toccando anche proprio questi territori. Noi dobbiamo utilizzare le risorse comunitarie che ci sono per aggredire e risolvere in un'ottica anche di medio e lungo periodo questi problemi. Ma questo argomento, questo fatto formativo che riguarda le 3.269 strutture ad oggi presenti sul mercato, si risolvono attraverso la parte formativa. Quindi nel ringraziarvi nuovamente e soprattutto nell'augurarvi buon lavoro, confermo la nostra, il vostro starvi accanto su tutte queste attività, perché riteniamo ancora una volta che la Calabria ha bisogno di una crescita, perché il nostro PIL, che erano i numeri che vi dicevo prima, passano dal turismo e passano appunto da questi momenti di crescita. Grazie, viva la Calabria! Io ringrazio il dottor D'Agostino per un intervento, come dire, estremamente puntuale, che ha colpito proprio nel segno come dire, uno dei temi, no, di questa giornata conclusiva, no, questo bilancio dei lavori. Da imprenditore, naturalmente, il dottor D'Agostino è andato su che cosa ha bisogno l'impresa turistica in generale, cioè ha tracciato l'identikit, o meglio, ha tirato fuori i nervi scoperti che molto spesso, no, vengono nascosti sotto al tappeto. Credo che, diciamo, intrecciando, no, la doppia visione, no, da quella che viene dalle imprese con quella che viene, no, in termini di programmazione, no, dallo Stato, facendo noi, no, in maniera molto più puntuale quello che è il nostro lavoro formativo, cioè azzeccando i profili professionali di cui davvero il sistema delle imprese ha bisogno, no? È inutile fare pittori e poeti se poi negli alberghi, no, servono altre persone che fanno un altro tipo di lavoro. Credo che invece, da una parte lavorando sulle risorse, dall'altra parte, no, con questo rapporto con cui noi siamo fieri, ma vi chiediamo di starci sempre di più vicini, possiamo migliorare insieme il sistema turistico regionale, possiamo attivare insieme percorsi virtuosi. Ieri per esempio si parlava dell'apprendistato di terzo livello, no? Questo mostro dalle sette teste che in Calabria non riesce a trovare applicazione. E perché no? Cercare di abbinarlo, no, alle esigenze delle imprese, ai percorsi che l'ITS riesce a creare, che sono finanziati con soldi che altrimenti andrebbero spesi in maniera errata. Questo per esempio ancora nella logica, no, unitaria della proposta che noi potremmo portare avanti tutti quanti insieme nelle prossime ore. Anche se in realtà, diciamo, è alle ore contate oramai, no? Perché diciamo, ha cercato, no? Io qui dovete sapere che la mia presidenza è quotidianamente mirata dal direttore e dal vicepresidente, no, che cercano di farmi sempre le scarpe, dunque questa è una lotta che oramai dura da diverso tempo. Chiamo il direttore della fondazione, Michele Capalbo, per il suo intervento, probabilmente sarà l'ultimo, però questo... Perdonateci lo scherzo, ma le cose... No, ti spiego. Il presidente D'Agostino, che ho avuto il piacere oggi di conoscere tramite il vicepresidente Napolitano e Michele Capalbo, l'hanno confuso in maniera tale da chiamare Capalbo presidente, no? No, no, questo è a conferma della strategia, no, che sta... No, mi piace scherzare perché è una cosa simpatica, no? C'è questa cosa, poi avremo modo più tardi di poter chiacchierare in maniera approfondita anche. Comunque, questo è il tuo ultimo intervento, Michele, ti chiede 5 minuti in più, ma consentirò. Anche in meno, diciamo. Perdonatemi, no, per lo scherzo, però anche le cose più serie, no, vanno affrontate col sorriso sulle labbra. Buongiorno a tutti. Io con immenso piacere
porto avanti questo intervento della fondazione, vedrete che poi sembra fatto apposta, perché l'intervento dell'ANPAL che parla di ascolto, che parla di opportunità, l'intervento del Presidente di Federalberghi Calabria che parla di quali sono le esigenze delle imprese. Devo dire che molte delle cose che sono state raccontate, richieste come fabbisogno, sono effettivamente già in pancia alle figure professionali che la nostra fondazione, che è di recente costituzione, perché adesso siamo al secondo anno e qui in sala sono diversi degli studenti, diciamo, dei nostri due corsi, sono le figure di hospitality manager e di food and beverage manager. Ieri io ho lasciato una delle certificazioni intermedie che era in social media manager, che era quello che raccontava il Presidente. C'è bisogno di figure intermedie, quindi io provocatoriamente direi le figure a giugno escono fuori già con queste sue profilazioni. Ci aspettiamo che Federalberghi ci dia una mano per, attraverso contratti tipo l'apprendistato di terzo livello che ANPAL ci raccontava ieri come poterli attivare, e di tutti i vantaggi che ci sono poi per le imprese da questo punto di vista, anche nei due anni successivi alla conclusione del percorso, che durano tre anni, potremmo in un protocollo sperimentale almeno un gruppo di questi ragazzi poterli collocare già adesso a giugno, e quindi fare la best practice in Calabria. Per la prima volta si fa il contratto di apprendistato di terzo livello e parte oggi in questo convegno, in questa bellissima location di Tropea del 2-3, che quindi portiamo già dei risultati tutti insieme. Quindi questo già potrebbe essere un approccio del racconto, però a me fa piacere poter dire come diciamo all'interno della nostra fondazione ci stiamo preoccupando di questi ragionamenti fatti adesso, e quindi come siamo, tra virgolette, sul pezzo. Cioè, una fondazione ITS oggi ha già in pancia i vari soggetti di cui si parlava prima, perché c'è il mondo delle scuole. Nella nostra fondazione ci sono nel momento quattro istituti alberghieri che rappresentano più province del territorio, altri istituti si apprestano ad entrare con le figure tecniche del settore turistico, abbiamo alcuni consorzi di albergatori di più province che ne fanno parte, ci auguriamo che con Federalberghi, come abbiamo già in tempi passati sottoscritto un protocollo, con anche altre associazioni, perché c'è Convindustria del settore turistico che ha, soprattutto qui in provincia di Vibo, ha una grande valenza, quindi anche con loro poter sottoscrivere protocolli di questo tipo, si può fare rete, come diceva il Presidente, e lavorare su un programma articolato di iniziative che riguardino non soltanto le figure in uscita, perché nell'intervento poi che mi appresto a presentare c'è un discorso sia in ingresso, cioè gli studenti che andiamo a intercettare nelle scuole e che quindi possono essere poi completati, possono vedere completata la loro formazione all'interno dei nostri percorsi, ma anche il discorso che si faceva prima del discorso della riqualificazione, che è un'altra esigenza che emergeva prima nella discussione, di figure già in pancia alle strutture, e che cogliamo, diciamo, questo suggerimento di ANPAL Servizi, cui parlava in un periodo perfetto, cioè già a ottobre, novembre, diciamo fino a febbraio-marzo, occuparsi della riqualificazione di queste figure intermedie lavorando su quei drive. Tenete conto che, cosa che diciamo è meno conosciuta, ma è una delle opportunità delle fondazioni ITS, hanno un GTS interno che può costruire delle certificazioni di profili che poi sono spendibili e sono certificati. Diciamo che siamo quasi a livello dell'università, tra l'altro adesso con la trasformazione degli ITS in Academy questo sarà vero al 100%, per cui i nostri percorsi saranno percorsi, addirittura si parla adesso di costruire dei percorsi triennali, e quindi a quel punto avremo i 180 crediti che sono comparabili al percorso di scienze, di, non so, nel nostro caso scienze turistiche come laurea breve, e quindi diventa un'opportunità, con la differenza però che l'università non ha, perché per come istituzione diciamo è più lenta e deve comunque seguire un percorso nella costruzione dei loro percorsi che è meno legato al fabbisogno delle imprese. Nel nostro caso invece noi possiamo immediatamente intercettare
i fabbisogni delle imprese e dire l'anno prossimo, perché ogni anno partono i nostri nuovi percorsi, il percorso è con questi contenuti, con queste competenze, perché già abbiamo la domanda dal mondo delle imprese del territorio regionale che ci richiede questo. Quindi questa capacità noi, a differenza delle università, la possiamo avere. Ed è questo, diciamo, poi il senso di una due giorni come questa. Noi parliamo del futuro del turismo in Calabria, abbiamo individuato una serie di driver, poi si è parlato già di competitività, riqualificazione, alta formazione, ma poi ci sono altri apprendistato, ma poi ci sono altri concetti che è dove si evolve il turismo a livello internazionale e dove si può andare a intercettare il discorso della competitività. Compito delle fondazioni come la nostra, noi in Calabria, altre nella regione, perché per esempio nella regione Calabria siamo l'unica fondazione che si occupa e si può occupare di turismo, perché ci sono i drive poi per ogni fondazione. Noi parliamo di digitalizzazione perché le nostre sono figure che devono avere un alto profilo nel settore. Si parlava di revenue manager. I nostri studenti in questa seconda annualità seguiranno i percorsi legati a questo. Hanno fatto social media manager, si occuperanno dei software e dei pacchetti specifici che riguardano poi la gestione, ma anche la gestione della comunicazione in termini di social, collegati poi a ciò che è la programmazione interna. Per cui da questo punto di vista i laboratori scientifici che sono poi all'interno delle nostre nella nostra fondazione in aula consentono ai nostri ragazzi di lavorare sui contenuti. Altra caratteristica importante per una fondazione, che quindi anche da questo punto di vista ci fa differenziare rispetto al mondo universitario, è quello di poter lavorare attraverso i project work su idee specifiche. Mi piaceva l'esempio che aveva citato prima Ampal Servizi, in cui si parlava di questo caso diciamo PCTO, in cui poi si regalava al territorio un contenuto. Quello che noi stiamo lavorando con i ragazzi è proprio questo, cioè con i project work che loro presenteranno in sede d'esame, poter lavorare su prodotti specifici che poi regaleremo, non so, a una destinazione turistica piuttosto che a una struttura turistica. Parliamo per esempio di app che potrebbero essere delle cose utili da questo punto di vista, ma anche uno dei casi che citava il nostro presidente, io sono il direttore, ci tengo a puntualizzarlo perché spero sempre di recuperare con questo mio intervento, il discorso legato al microcredito e quindi alla possibilità di fare impresa. Noi che cosa ci aspettiamo? Perché molto spesso uno dice, si parlava prima, le imprese del settore non sono medie ma sono microimprese, quindi potrebbero non avere la possibilità di acquisire queste figure tecniche intermedie, visto che sono profili più alti. Ma perché non partire, grazie al supporto di microcredito e di Ampal, con una sperimentazione in cui i nostri ragazzi escono fuori con società di servizio e che quindi non operano per la singola impresa turistica, ma operano per un consorzio turistico piuttosto che per altre situazioni in cui appunto le associazioni di categoria ci possono dare una mano da questo punto di vista. A quel punto quel costo diventa un costo sostenuto da più imprese e quindi sostenibile, perché un'altra delle parole chiavi è sostenibilità, ma poi la possiamo declinare in mille modi, anche questa è sostenibilità dei costi di cui si parlava prima. E altro passaggio importante è il concetto di accessibilità, cioè adesso si parla molto di turismo accessibile, si sta lavorando molto da questo punto di vista, è un grande mercato, perché accessibilità non significa turisti con bisogni speciali, ma anche la persona anziana è un turista con bisogni speciali, anche la famiglia che però ha i figli piccoli in carrozzina è un turista con bisogni speciali, perché deve andare in giro a scoprire il territorio attraverso però questo disagio momentaneo di doversi portare dietro la carrozzina. Anche in questo diventa importante. Le nuove figure che usciranno, speriamo a breve perché stiamo aspettando l'avviso da parte della Regione Calabria, la figura del destination manager, quindi sarà una nuova figura che abbiamo individuato che lavorerà sulle destinazioni turistiche. Tropea, siamo in un territorio in cui si parla di una destinazione turistica, diventa importante anche questo concetto. Alcuni di questi drive che non sono stati raccontati in questi giorni, quindi io mi soffermo più su questi, il concetto di sostenibilità.
Uno dei dati principali, che viene appunto dal report di Booking.com, è che il 54% dei viaggiatori globali ha riferito di essere più determinato a fare scelte di viaggio sostenibile rispetto a un anno fa. È evidente che questo significa che le figure professionali in uscita del nostro ITS hanno un occhio particolare rispetto a questo, cioè sono persone che usciranno preparate a dire come poter intervenire da questo punto di vista, cioè come poter andare a intercettare questa nuova esigenza che è una tendenza di mercato immediato, perché noi col centro di studi interno alle fondazioni studiamo le nuove tendenze e siccome attraverso il CTS che all'interno ne abbiamo la possibilità la andiamo a declinare nel discorso che facevamo prima di competenze. Quasi tre quarti, quindi parliamo del 72% dei viaggiatori, ritiene che le persone debbano agire e fare scelte di viaggio sostenibili per salvare il pianeta. Questo che cosa significa? L'attenzione che bisogna avere all'interno della struttura e rendere visibile questa caratterizzazione. Faccio un esempio, abbiamo il piacere che già fa parte attraverso Arca della rete di strutture alberghiere che sono all'interno della nostra fondazione, che sostengono la nostra fondazione. Al momento c'è un unico albergo che è Ecolabel in Calabria, in altre realtà territoriali ci sono più alberghi Ecolabel, ma questa diventa un discorso importante perché se noi parliamo di turista tedesco ad esempio, che ha grandi esigenze da questo punto di vista, è una grande visione verso questo tipo di mercato, però loro vanno in quelle aree territoriali in cui non c'è un albergo ma ci sono in quell'area decine di alberghi che sono Ecolabel. Allora in quel caso tu puoi costruire un'offerta di questo tipo, così come si parlava prima dell'accessibilità. Turismo accessibile però significa lavorare su territori in cui siano accessibili, l'albergo sia accessibile, il lido sia accessibile, il ristorante sia accessibile, le strutture della destinazione siano accessibili. La fondazione nella costruzione delle figure professionali può andare in questa direzione, non solo, ma può sperimentare, se le imprese ci sono vicine, dei modelli da rendere immediatamente operativi, perché abbiamo questa grande flessibilità da questo punto di vista. Si parlava di digitalizzazione delle imprese, ma digitalizzazione poi come si declina oggi rispetto alle nuove tendenze di mercato? L'indagine dell'European Travel Commission che cosa ci dice? Ci dice che dal febbraio 2021 ha mostrato che il 45,5% dei turisti usa un motore di prenotazione online per pianificare il viaggio. Questo significa una modalità e un modo di gestire da questo punto di vista completamente diverso. Diventa quindi importante andare a intercettare. Una delle nuove tendenze legate alla digitalizzazione, ad esempio, sempre più spesso vengono usati i siti web di recensione di viaggio come fonte di informazione. Ma in Calabria noi abbiamo dei siti che si occupano di queste e che quindi lavorano su questo? Vi posso già dire, perché noi come la nostra fondazione ha fatto una ricerca di questo tipo, no, noi non abbiamo, mentre altre realtà, faccio l'esempio dell'Emilia Romagna, della Puglia che c'è più vicina, della Sicilia, già da alcuni anni lavorano su questo, ma è evidente che un sito di questo genere non può essere la singola impresa a farsene carico, ma può essere ad esempio un'istituzione come la nostra che affianca la Federalberghi, altre associazioni di categorie, consorzi, nel lavorare su costruiamo con la sperimentazione di un percorso biennale ITS sulla costruzione di questo motore di ricerca. E lì avremo già gli operatori che a fine percorso poi proseguiranno questo lavoro con contratti di apprendistato sul territorio. Questo giusto era per dare un esempio di come cogliere la digitalizzazione e farne un'opportunità. Altro concetto fondamentale è quello della autenticità. Adesso sempre di più si parla di autenticità, ma questo che cosa significa? Significa poi andare a vedere cosa significa autenticità e come andarla a declinare. I visitatori cercano connessioni con le comunità locali, quindi significa che quando si vanno a costruire i pacchetti turistici di un territorio, queste connessioni, tu queste sensazioni le devi dare al turista. Le esperienze sono diventate nuove forme di turismo culturale, quindi significa che il turismo culturale non ce lo dobbiamo immaginare col modello in cui andiamo a far visitare le chiese, i castelli, i posti, perché è un modello ormai obsoleto, noioso e che non interessa. Allora quando si costruisce questo pacchetto, il pacchetto deve dare
Une deve portare, come dire, un'emozione. Oggi siamo a Tropea, la luminaria a Tropea, ma poi ci deve essere qualcuno che la racconta. Ieri con il vice sindaco, so che si, diciamo una nuova definizione, visto che siamo sempre nel clima, è di sindaco piccolo, quindi con sindaco piccolo si parlava di questa nuova tendenza di questa destinazione. Però poi ci deve essere qualcuno che lo racconta, perché è quella che fa la differenza per cui i viaggiatori arrivano, perché sennò io devo venire come turista, l'amministrazione il suo qual è? Il suo è aver portato le luminarie e aver creato l'evento. Poi sta a qualche figura intermedia rispetto all'albergatore, al ristoratore, a chi gestisce l'esercizio, creare il servizio. Ecco, in Calabria molto spesso è quello che manca il servizio, ma l'ITS può creare quelle figure professionali che vanno a costruire il servizio, perché se c'è qualcuno che racconta le luminarie e rende fascinoso il percorso, c'è il pacchetto, quindi il turista viene molto più volentieri e poi va a alloggiare nell'albergo, va a mangiare nel ristorante, si va a fare la pericena nel localino, va la sera a sentire della buona musica, e quindi sono quelle attività che invece già esistono, già sono in pancia di un territorio. I trend, questo è l'ultimo, diciamo, mio riferimento. Cosa cambia? Una delle cose più interessanti è che saranno oltre 140 milioni di turisti over 60, quello che dicevo prima. Ma questo turista over 60 che fa? Cosa vuole? E come andarlo a intercettare immediatamente anche qua da noi in Calabria? Questo è quello che può fare una figura professionale come quelle che vengono fuori da noi. Altra tendenza molto interessante, ci sono altre nazioni europee che già stanno lavorando molto su questo e che ci piacerebbe sviluppare, perché potrebbe essere in pancia alle competenze di un ITS come il nostro, è di estendere l'esperienza turistica nel tempo e nello spazio grazie anche all'utilizzo di strumenti digitali. Questo cosa significa? Il concetto di realtà aumentata è di questo tipo, significa che io prima di visitare un posto te lo faccio visitare attraverso questi software e te lo rendo appetibile e ti, come dire, stuzzico e da dire vieni a trovarci, per poi queste cose che adesso stai vedendo virtualmente le potrai avere. Adesso ci sono società a livello internazionale che stanno lavorando su questo, quindi un nuovo trend sarà questo, cioè come attrarti in una destinazione, attrarti verso questo. È evidente però che un discorso come l'isoletta che noi possiamo vedere con la chiesetta di Tropea è un unico. Allora in quel caso ha senso costruire un virtuale di questo tipo, perché io ti dico, io te lo faccio vedere, però poi devi venire qua da noi se lo vuoi vivere. Se invece noi raccontiamo, non so, la spa, le spa in cui ci, per come possano essere meglio declinate, ma esistono ovunque. Quindi uno può dire perché andare in Calabria, posso andare in Toscana oppure posso andare in un altro posto del mondo, ma per vedere, per andare lì alla facciata a vedere quell'unicum e quella esperienza lo puoi fare soltanto da noi. Allora questo ha senso sviluppare un discorso del genere. I nostri parchi, il Parco Nazionale del Pollino è uno dei parchi più estesi e più grandi d'Europa, il Parco Nazionale dell'Aspromonte, il Parco delle Serre, che è una delle realtà di questo, più vicino a questo territorio, il Parco Nazionale della Sila, quindi significa anche il discorso naturalistico, il discorso degli sport outdoor, quindi c'è un mondo che può essere declinato, diciamo, ecco, qui arriviamo a noi all'ITS, cioè declinare le figure professionali che possono andare a intercettare questo e quindi possono far comodo alle imprese di un territorio significa questo: hospitality manager, food and beverage manager, destination manager, wellness spa management, mountain management, cioè ne possiamo declinare tante altre insieme. Altro passaggio che era una delle cose della chiacchierata precedente, poi completo, era il discorso che non solo nuove risorse ma anche la riqualificazione. Tenete conto che i percorsi ITS, siccome noi possiamo riconoscere dei crediti d'ingresso, il riconoscimento dei crediti d'ingresso fa sì che se in pancia, diciamo, all'azienda X che dice io voglio riqualificare il mio personale attraverso quel percorso, noi gli riconosciamo i crediti, quindi significa percorsi abbreviati, quindi significa che del monte ore delle 1800 ore in due anni ne può fare ad esempio 600, 500, quello che viene fuori poi dal riconoscimento dei crediti, però si trova ad essere riqualificato rispetto a quelle unità formative fortemente caratterizzanti il profilo e che invece sono, diciamo, costruiti insieme
con le strutture che ci affiancano poi nella costruzione dei fabbisogni e dei profili. Un dato su tutti è questo, che ci fa capire dove siamo rispetto alle altre realtà. In Germania dal 2010 più di 800.000 sono stati gli iscritti negli ITS e oltre l'80% di questo ha trovato lavoro. In Francia più di 600.000, in Italia sono solo 16.000. In Italia, non in Calabria. I numeri della Calabria non ve li dico proprio. Cioè, questo significa che c'è tanto che si può fare, però è evidente che noi come Fondazione ITS possiamo aver fatto in senso provocatorio organizzata questa due giorni. Poi però abbiamo bisogno delle scuole, e in questo siamo bravini, perché rispetto a tanti altri ITS abbiamo in pancia tante scuole e tante altre che vogliono entrare. Per cui questo vuol dire che anche questa esigenza, le scuole sentono questa esigenza, dire come possiamo rendere più performanti i nostri ragazzi in uscita e dargli delle occasioni. Quindi questo siamo riusciti a intercettare. Adesso avremo bisogno di amministrazioni che ci diano una mano nella logica del destination management, o di parchi nazionali che ci diano una mano da questo punto di vista, e l'imprenditoria turistica che ci dia una mano invece per il discorso dell'organizzazione dell'offerta, e quindi far salire rapidamente questi numeri, almeno per quanto riguarda la Calabria. Per cui poi alla fine si parlava di crescita, di competitività, e quindi ci piacerebbe poter completare questo asse, cioè ITS Turismo Calabria, che nel nostro caso l'ITS è la EA Calabria, e il mondo delle imprese del settore turistico, che siglano un accordo in cui parte una sperimentazione in cui coinvolgiamo microcredito, coinvolgiamo Anval, e facciamo una sperimentazione seria che questa volta passa dal basso dell'Italia, cioè dalla regione meridionale, diventa una best practice che ci vanno a copiare a Milano, ci andiamo a essere copiati, diciamo, da queste regioni. Cito un ultimo caso simpatico, uno studente sui social di un ITS del Piemonte dice: io frequentando questo ITS Piemonte ho avuto il piacere di poter fare la mia esperienza di stage a Tropea. Io mi piacerebbe poter rispondere a questo studente e dire: potevi fare anche meglio, potevi frequentare l'ITS Laia Calabria in Calabria, quindi a casa tua, e fare l'esperienza a Tropea di stage. Quindi questo è il augurio che faccio per le prossime generazioni. Grazie. Presidente, recuperato, posso? In parte abbiamo cercato di recuperare. Prima di passare la parola al padrone di casa, no? Al sindaco Macri, che ci ha ospitato in questi due giorni di lavoro, volevo passare la parola al professor Orlando De Pietro, professore dell'Università della Calabria, presidente del nostro comitato tecnico scientifico della fondazione. Prego, professore. Grazie. Non è importante. Allora, intanto ringrazio per gli eccellenti interventi che mi hanno preceduto, perché hanno dimostrato questa sinergia che ormai è stato avanzato, no? Rispetto a quando già si proponeva qualche tempo fa, ma soprattutto per l'ITS dell'Aia Calabria, che effettivamente sta portando avanti questa forza nell'ambito nella dimensione, direi, del turismo, e che sicuramente per come viene guidato è stato organizzato l'ITS, grazie al presidente, che ci siamo, al presidente e al direttore Michele Capalbo, effettivamente si nota già un alto livello. Noi come università siamo anche soci fondatori, e chiaramente, ecco, anche sentendo l'intervento di Michele poco fa, che ha richiamato quando appunto l'università, no? La differenza fra diciamo, il percorso formativo dell'ITS con quello che sono i percorsi formativi delle università, è chiaro che una differenza c'è e si nota. Michele lo ha messo bene in evidenza, soprattutto nella parte più operativa, che leggiamo, diciamo, che anche l'università vengono
portati avanti attraverso i tirocini formativi, queste attività, ma ovviamente è un altro, diciamo, un'altra dimensione. È importante, per quanto si sta dimostrando a livello nazionale, ecco, portare avanti il Ministero, ora stanno portando avanti in modo significativo, ecco, l'ITS, l'importanza dell'ITS per chi appunto vuole proseguire con questo percorso. E noi come università partecipiamo e siamo appunto rappresentati anche del comitato scientifico per questo appunto, per poter, come dire, nel nostro piccolo, se vogliamo, no, contribuire a elevare sempre di più il percorso formativo che appunto è stato ben presentato dal dottor Capano. Non mi dilungo molto su questi aspetti perché chiaramente l'ora, vabbè, ancora ce lo consente, però ecco, in riferimento anche all'intervento che mi è preceduto del dottor Raccuglia, ma anche dal Presidente richiamato, riguarda appunto le competenze. È vero, le competenze sono importanti, ma parliamo di competenze ovviamente professionali, le competenze cosiddette tecniche, è chiaro, quelle devono essere presenti, però io a queste considererei anche le cosiddette competenze trasversali. Oggi a livello scientifico vengono denominate soft skills, cioè gli atteggiamenti che il saper rapportarsi con gli altri, nel caso specifico con i clienti, no? Si parlava anche della figura del cameriere, come deve comunicare, lo diceva anche il dottor Raccuglia. Ecco, il saper comunicare, queste sono competenze trasversali, e saper risolvere problemi, la gestione del gruppo, ecco, sono evidenze che bisogna portare avanti. Non si insegna questo. Noi all'università le università mancano anche questo. Ecco, però ecco, queste competenze sono fondamentali proprio per elevare anche la comunicazione, il rapporto con tutti, no? Fra nella comunità che viene considerata appunto questa, nel nostro caso, del turismo. E quindi anche un aspetto, ecco, importante da considerare verso queste azioni soft skills, che ovviamente sono, si contrappongono a quelle professionali tecniche che in genere, appunto, in termini scientifici vengono denominate hard skills. Quindi questo aspetto volevo evidenziare, mi sono permesso di portarlo, di presentarlo, perché ecco, gli interventi hanno richiamato anche questi aspetti. Non aggiungo altro, ringrazio di nuovo anche i presenti, la platea è abbastanza, si vede una platea molto partecipata, buon proseguimento anche per le iniziative. Grazie professore, grazie. Il professor De Pietro è sempre, no, molto puntuale nei suoi interventi, no? Cerca di colmare i nostri gap, no, comunicativi, ma non a caso è il presidente, come dire, del nostro comitato tecnico scientifico. Se non ci sono domande da parte del pubblico, passerei la parola al padrone di casa, no? Al sindaco Macri, che ha fortemente voluto questo incontro, no, della fondazione qui a Tropea. Il comune di Tropea ha avuto, come dire, nei riguardi della fondazione, così come tutti quanti gli altri soci, una sensibilità particolare, no? Quella di condividere questa scommessa, quella di condividere, diciamo, quello che era l'obiettivo, no? Creare un ente di istruzione tecnica superiore, no? Adesso ci chiamano istruzione tecnologica superiore, gli ITS, e diciamo è stato sempre accanto, no, al fabbisogno, l'amministrazione comunale è stata sempre accanto al fabbisogno della fondazione, e noi quale meta, no, potevamo scegliere per parlare appunto di turismo se non Tropea? Ora non me ne vogliono di questo campanilismo, no, territoriale, però credo che sicuramente quando si parla di Tropea nel mondo del turismo oramai si parla di un brand in buona sostanza, no? Il nome Tropea per la Calabria, se vogliamo,
racconta un brand. Anche un intervento fatto al presidente D'Agostino, no, dove sottolineava che negli ultimi anni, no, i numeri di questa zona, no, di crescita delle imprese turistiche, dunque del settore turistico in genere, in questo fazzoletto di terra, lo chiamo io, no, perché poi Tropea ha un'estensione diciamo territoriale estremamente limitata, la dicono lunga, no, su questo percorso dove, passatemi un po', non vorrei apparire esagerato, però se il turismo della Calabria cresce, diciamo con tutti i contributi di cui abbiamo parlato, probabilmente cresce passando soprattutto, no, da Tropea, che se vogliamo è la meta più rinomata per la nostra regione. Comunque io mi taccio e passo la parola al sindaco Macri. Sì, perfetto. Utilizzerò questo. Grazie, benvenuti, mi spiace non aver seguito i lavori, quindi di non essere capace di poter in grado di fare una sintesi e concludere quella che è stata questa due giorni di studio. Ecco, ti chiederei cosa vorreste sentire dal sindaco esattamente, visto. No, perché siccome vorrei contenere l'intervento e non fare una, come dire, un'analisi politica della situazione, ma limitarmi a quello che è l'oggetto del contendere, quindi al turismo nel senso stretto, cioè io posso dare una ruota libera oppure, ecco, centrare il mio intervento su qualcosa che magari per voi può essere interessante. Io ce l'ho la provocazione da farti, fammi, no? La provocazione, penso che sia un po' condivisa da tutti quanti. Noi oggi in questi giorni di lavoro, no, abbiamo cercato di capire come il punto di vista del turismo dei diversi soggetti che ci operano. Abbiamo avuto il piacere di sentire il mondo delle imprese, abbiamo avuto il piacere di sentire, no, i ragazzi, no, quelli che cercano di avvicinarsi a questo settore, no, quelle che sono le difficoltà. Abbiamo cercato di capire come il governo tramite ANPA, no, mette in moto degli strumenti per andare avanti. Ora, quello che in realtà ci piacerebbe sentire a coronare, no, proprio per intero il ragionamento, è cosa dice il territorio. Secondo me il territorio non può che rappresentarlo un amministratore di un territorio che si occupa, come dire, no, è trainato, che è interessato in particolar modo dal turismo. Sì, allora diciamo che un buon amministratore intanto deve, come la premessa che non è scontata, deve essere innamorato del proprio territorio e conoscerlo a fondo. Questa conoscenza, questo lo dico magari quando si è sotto elezione, la si vede subito in quello che è il programma elettorale. Normalmente i programmi elettorali sono delle, diciamo, un contenitore di assurdità e paradossi, diciamo, indicibili. Io penso che sia stato un sindaco, peraltro che vengo dall'impresa, oltre ad essere avvocato anche mi occupo di turismo, piccola azienda, niente di che, però quindi con una conoscenza profonda delle potenzialità del territorio, di quelle che erano le problematiche, che sono le problematiche delle attività produttive, significative, principalmente quelle che hanno a che fare con il turismo. Quindi avevo le idee molto chiare su quello che c'era da fare per migliorare la qualità dell'offerta e per puntare su un tipo di domanda, secondo me, confacente a questo territorio, micro territorio. Quindi noi abbiamo un territorio microscopico e dobbiamo tenere conto di quella che è questa caratteristica fondamentale. Quindi non possiamo puntare a un turismo di massa, ma dobbiamo cercare, con delle azioni concrete, di guardare in alto. E noi, quindi, il mio programma è stato, chi ha avuto la possibilità di leggerlo, chi magari vuole lo può andare a vedere, era molto concreto e incentrato su quella che era diciamo il core business di questa località, l'industria del turismo. Tant'è che noi, come primo atto, abbiamo inserito nello statuto comunale una norma che disegnava esattamente questo aspetto, cioè l'amministrazione comunale si impegnava a adottare atti, a valutare ogni atto rispetto a quelle che potevano essere le ricadute rispetto a quella che è l'industria che garantisce il benessere a questo territorio. Questo è stato fatto negli anni. Abbiamo adottato, penso con
buone, una dimostrazione rispetto a quelle che sono i fatti, politiche di marketing invidiabili, invidiabili a livello non regionale, nazionale, per non dire internazionale. Siamo diventati nel giro di qualche anno, perché è vero che Tropea era famosa, è vero che la Costa degli Dei è un brand famoso, ma nel giro di 4 anni questo brand è uno dei più importanti al mondo. Oggi Tropea vanta rapporti con l'intero pianeta, avevamo dei mercati rispetto ai quali eravamo pressoché isolati. Gli Stati Uniti negli ultimi 4 anni, la tendenza è addirittura oggi quella a superare la domanda che viene da Germania, Svizzera, Austria, che erano i mercati di riferimento, quindi abbiamo consolidato quel mercato, perché è vero, è partito, quel mercato è partito per caso, con un articolo sul New York Times, quindi un colpo di fortuna, però poi noi siamo stati bravi a coccolare, a diciamo, esaltare quelle che sono le nostre caratteristiche rispetto a quelle latitudini. Siamo stati molto bravi, siamo cresciuti ogni anno con percentuale a doppia cifra, per non dire tripla, certo che poi da zero arrivare a 1000 non ci vuole nulla, però adesso ogni anno stiamo crescendo. Oggi ancora abbiamo a Tropea turismo americano, non più tedesco, in questo momento soggiorno a Tropea degli americani, saranno una cinquantina, ma voglio dire, siamo a dicembre, quindi è una cosa molto importante, anche perché nelle politiche di marketing non sottovalutiamo mai il passaparola. Il passaparola è fondamentale, io lo ritengo l'arma più importante. Quindi benissimo, abbiamo consolidato la nostra presenza come meta negli Stati Uniti, da zero, ci eravamo sconosciuti. Pensate addirittura che gli americani, quando parlo americano intendo Stati Uniti, ritenevano che Tropea, tant'è che c'è uno spot recente che abbiamo dovuto segnalare, fosse in Sicilia. Cioè, voi per il discorso della vicinanza alle Isole Eolie, voi perché si parla sempre del santuario dell'isola, gli americani pensavano che Tropea fosse nella Sicilia, e questo è un errore evidentemente da penna per blu, che va addebitato magari a chi dovrebbe preoccuparsi della immagine della Calabria nel mondo, quindi magari la regione Calabria su questo si doveva interrogare. Ecco, un'altra cosa, che prima il Michele Capato parlava di narrazione, no? Lonely Planet, che quest'anno ha istituito per la prima volta una guida dedicata alla Calabria, la critica, l'appunto mosso alla Calabria, è che questa destinazione non è raccontata in generale. In generale, però per quanto riguarda Tropea, io non ritengo che la nostra località possa essere inserita nel calderone del generale, perché noi svolgiamo un'ottima narrazione attraverso piattaforme dedicate, molto spesso lasciate, anzi fino a poco tempo fa, lasciate all'iniziativa di singoli, alla buona volontà del sindaco piuttosto che dell'assessore, quelle che potevano essere le capacità social mie piuttosto che di qualche mio collaboratore. Oggi Tropea ha fatto un passo in avanti dando il compito della comunicazione a delle società che fanno questo di lavoro. L'ultima cosa che volevo dire, per esempio, noi adesso abbiamo in corso una campagna di comunicazione molto importante e impegnativa in Costa Azzurra, che per noi è un mercato fondamentale per una serie di motivi. Uno, perché associare il brand Tropea a quella località non fa altro che fortificare l'immagine di località esclusiva, al di là di quelle che possono essere poi i ritorni. In realtà i ritorni ci sono stati e sono stati notevoli. C'è anche da dire che l'aeroporto di Nizza è secondo della Francia, se si collegasse direttamente alla Lamezia potrebbe diventare un qualcosa di esplosivo per la nostra località. Ci stiamo lavorando, io ne ho discusso più volte col Presidente e con l'amministratore delegato dell'aeroporto di Lamezia Terme, spero che la cosa evolva in positivo.
abbiamo recentemente concluso, svolto e concluso proprio attraverso questa nostra collaborazione con la Camera di Commercio. Noi siamo soci della Camera di Commercio di Nizza, una campagna promozionale sui tram della Costa Azzurra in occasione delle due, della settimana della cucina italiana del mondo, che è stata recepita in modo eccezionale. Quindi, oltre a raccontare il territorio, abbiamo raccontato il nostro cibo, anche perché secondo la mia idea enogastronomia o gastronomia e territorio e viaggi camminano a braccetto. Quindi per me l'agricoltura, una buona agricoltura, è sintomo di un territorio sano, e quindi è quello che vogliamo anche dimostrare, soprattutto in ambienti come la Francia, dove l'attenzione per quello che è la buona tavola, la cucina, possono essere l'elemento che determina a scegliere un posto piuttosto che un altro. E non mi dilungo oltre su questa esperienza molto positiva. Abbiamo confermato la nostra permanenza nel seno alla Camera di Commercio di Nizza per il 2023, quindi l'adesione al progetto 10 comune per il 2023, quindi che ci vedrà protagonista anche per il prossimo anno della testimonial, quindi del Made in Italy, in uno dei luoghi più belli d'Europa per quanto riguarda il turismo. Stiamo cercando di consolidare, non con poche difficoltà, i rapporti che fino a poco tempo fa erano inesistenti a livello di Calabria. Tropea invece oggi ha creato un ponte importante con il Giappone, un altro mercato che a nostro avviso può dare delle grandi soddisfazioni. Uno, perché non esiste in Calabria, non esiste un mercato giapponese, a parte qualche visita per puro sporadico di una giornata. Abbiamo quindi creato un rapporto veramente di amicizia anche con l'università, questo può essere un discorso molto interessante, con una delle poche università dove c'è un indirizzo dedicato al marketing turistico, perché, ecco, vi dico, era una cosa che ignoravo, il Giappone ha molto interesse ad apprendere da noi quella che è il marketing che noi utilizziamo per attrarre domanda. Loro mi dicevano che quasi subiscono il turismo, ma non lo controllano, nel senso che non ci sono delle politiche per attrarre domanda turistica. Arrivano per inerzia quasi migliaia di viaggiatori in un posto, secondo me, tra i più belli del pianeta. Quindi stiamo lavorando. Ad aprile sarò ospite dell'università con la quale, non so dire il nome, l'università con la quale abbiamo stretto questo rapporto di partenariato poco tempo fa, e dell'ambasciata giapponese, per condividere le esperienze nostre nella terra del Sole Levante. Quindi questa è la nostra esperienza. E un'altra cosa che volevo dire, io non ho afferrato bene il concetto di quanto detto da Michele Capardo, è cultura, sì. Noi abbiamo investito moltissimo sulla cultura, cioè abbiamo cercato, e con grande successo, di mostrare un'immagine diversa della città. Tropea era identificata fino a pochi anni fa come località turistica esclusivamente balneare, quindi senza una storia, senza un'anima, senza cultura, una località dove venire a farsi il bagno, magari ubriacarsi la sera, ma poi alla fine di sostanza c'era poco. Noi abbiamo puntato molto sull'enogastronomia. Cito per esempio l'esperienza, Tropea Experience, il Festival della Cipolla Rossa, è stato proprio uno strumento per veicolare l'immagine di un prodotto, di una città legata al prodotto, dove, ecco, l'enogastronomia ha un ruolo fondamentale. Piuttosto che altre esperienze, per esempio la candidatura a capitale della cultura, che abbiamo utilizzato, abbiamo percorso non pensando di poter essere la meta vincitrice, vincente, in cui si sarebbe poi giudicata questo prestigio del trofeo, ma semplicemente per far conoscere la città per quella che è la sua anima reale.
Ecco, quindi devo dire che questa esperienza, oltre a far conoscere la realtà ai propri stessi, perché molte volte il Calabria è un problema che noi stessi siamo i primi ignoranti, che non conosciamo storia, tradizione, cultura, bisognerebbe essere molto più attenti nelle scuole a farlo, a rappresentare correttamente l'immagine del nostro territorio, che è un territorio estremamente ricco. Quindi attraverso quel percorso abbiamo apprezzato, io per primo, le bellezze, i patrimoni di un luogo magico come il nostro, un'esperienza che si è conclusa, a mio modo di vedere, in modo oltremodo positivo, perché da quella pubblicità che abbiamo avuto siamo poi entrati nel club dei borghi più belli d'Italia, abbiamo quindi partecipato alla trasmissione Il Borgo dei Borghi, che abbiamo vinto, e da lì poi siamo stati travolti dall'attenzione mediatica, e qui modestamente devo dire siamo stati molto bravi a non perdere nemmeno un'occasione, perché ho visto altre realtà, pensate Soave è il vincitore del Borgo dei Borghi quest'anno, voi sentite parlare di Soave, non se ne parla, poi correggetemi se sbaglio, Procida, capitale della cultura, sentite a livello mediatico parlare, secondo me l'esperienza capitale della cultura tolta Matera, cioè non c'è stata una grande capacità nello sfruttare un qualcosa di importante per un territorio. Matera sono stati bravissimi, ma poi le altre esperienze, magari mi sbaglierò perché poi non posso dire di conoscere a fondo, è stata una gestione molto molto approssimativa, però ripeto, potrei cambiare il mio giudizio nell'immediatezza, perché sono il primo a dire di non conoscere quello che è avvenuto e quello che è stato l'apporto di affermazioni così importanti nella quotidianità di una realtà. Quindi noi abbiamo lavorato, poi l'altro motivo secondo me di forza, ecco, tornando un po' da lì, è questo continuo contatto tra amministrazione comunale, confronto costruttivo con attività produttive, categorie produttive, quindi l'ASALT, cioè il massimo vaso con il quale ci confrontiamo costantemente, piuttosto che con l'ASCOM, l'associazione commercio, piuttosto che con la consulta delle associazioni che abbraccia quelle associazioni che costituiscono il fermento culturale, veramente l'anima di questa città. Quindi insieme riusciamo a fare delle cose fantastiche, siamo riusciti a fare, per esempio, la libreria di Trobè, che può sembrare cosa da nulla, ma la libraia nostra è talmente brava, uno è riuscita lei a catturare Lonely Planet, a fargli fare quello che ha fatto, poi ha fatto lei uno spot per Trobè, cioè è bravissima. Quindi sono quelle chicche che danno un'immagine di un luogo diverso da quello che potrebbe sembrare secondo concezioni che sono veramente basate su una conoscenza molto, molto superficiale. Siamo consapevoli che dobbiamo crescere in termini di professionalità, quindi questa esperienza dell'ITS è per me fondamentale, soprattutto nell'ambito della ristorazione e dei servizi, proprio ristorativi, non so il termine esatto, quindi il cameriere, ma a mio modo di vedere qui non è all'altezza di quella che sono le aspettative del pubblico che ci viene a farci visita. Mentre nel settore dell'accoglienza nel senso stretto, quindi alberghi e B&B, perché qua i B&B sono quasi degli hotel 5 stelle, quindi sono di altissimo livello, invece lì il livello di professionalità, insomma, devo dire, è di tutto rispetto. In altri settori bisogna fare passi in avanti proprio negli aspetti secondari rispetto a quella che è la logistica sul territorio, quindi il marketing, la promozione, quindi creare le piattaforme, essere al passo con i tempi, perché oggi
per esempio, si sente parlare così tanto di metaverso, però ancora mi pare che qua siamo all'anno zero rispetto a cose che già altre realtà stanno adottando, come la realtà aumentata o siti immersivi per dare appunto quelle anticipazioni, quelle pillole, quegli assaggi rispetto a quello che potrebbe essere una vacanza in un posto piuttosto che in un altro. Quindi vi ringrazio per essere stati qui. E l'altra cosa, sempre a livello, noi abbiamo cercato di unire la turismo, viaggi e cultura, a breve, e stiamo riuscendo a catturare delle situazioni importanti che venivano da altre realtà, le stiamo riuscendo a portarcele qui, nella consapevolezza che se si unisce un brand a un altro brand si dà un messaggio dirompente con il successo è dietro l'angolo. Sono molto felice per esempio di avere qui per il 2023 il Materia Festival, che è stato associato al mondo del turismo e dei viaggi, quindi sono molto soddisfatto di questo risultato, quindi non vi annoio oltre e grazie ancora per essere stati qui con me. Grazie invece a te, Lino. Allora, il sindaco in ultima battuta ci ha dato, come dire, qualche spunto di riflessione, che come ETS mi sento di cogliere subito. Credo che sia a questo punto fondamentale creare un laboratorio itinerante, lo chiamerei io a questo punto, cioè, poi sicuramente partiamo dalla sede che abbiamo qui a Vibo Valentia, di un laboratorio basato su metaverso, realtà aumentata, dove nel percorso, come dire, formativo dei nostri ragazzi, cioè quando parliamo, no, di quelli che sono gli strumenti digitali che possono aiutare, no, a migliorare, a comunicare all'interno del turismo, noi ci candidiamo, no, a creare, no, qualche attività esperienziale che possa raccogliere questo territorio in primis e poi quello che gli altri territori ci chiederanno di fare. Questo appunto per far sviluppare competenze piuttosto alte ai nostri ragazzi e dunque per, no, regalare, se vogliamo, qualcosa. Anche un altro settore dove bisogna puntare, ecco, professionale, i dati, la raccolta dei dati. La raccolta dei dati è fondamentale per un'amministrazione piuttosto che per una categoria. Se uno non sa da dove viene la domanda, non sa come i fermenti che ci sono in un mercato piuttosto che in un altro, le criticità di un mercato piuttosto che in un altro, è difficile gestire poi quella che è la proposta che tu puoi dare per un anno o un altro. Quindi anche questo può essere un aspetto sul quale lavorare, quindi la raccolta dei dati generali sulle presenze e classificate in base alla provenienza. Sì, che il termine dei big data è un altro di quegli argomenti, no? Che sono, no, il quotidiano, no, della nostra società. Ecco, vedo anche il preside Boutou, un altro socio fondatore, no, della nostra del nostro ETS. Sì, noi ci stiamo, noi a breve ti liberiamo. Giusto un saluto e grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto benvenuto a Troverso, il quale migliore benvenuto che il primo cittadino ha dato in questa splendida location, che è il fiore all'occhiello del nostro turismo calabrese. Io purtroppo mi dovete perdonare, ma avevo altre iniziative su Vibo. Abbiamo, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, avviato ben 4 unità formative sparpagliate un po' nelle varie scuole di Vibo Valentia. Noi siamo, oltre ad essere dei soci fondatori assieme al comune di Tropea, ma anche alle altre 3 scuole che credo che siano, Alberghiero, il Gagliardi di Vibo Valentia,
l'alberghiero di Lamezia Terme e l'istituto alberghiero di San Francesco di Paola. Sono quattro, diciamo, istituzioni scolastiche che hanno sposato questa bellissima idea, un bellissimo progetto che sarà il futuro, va bene, nell'ambito delle professionalità emergenti nel settore dell'economia del turismo, fortemente sponsorizzato, non so se è stato detto, dal Ministero dell'Istruzione, dall'allora Ministro Bianchi, ma anche il Ministro Valditara, diciamo, sta spingendo molto affinché appunto in quella segmento formativo che va fra l'istituto di istruzione secondaria superiore e l'università si collochi, no, il sistema ITS degli istituti tecnici superiori, con la possibilità di poter appunto sperimentare sul campo quelle che sono le opportunità e le figure professionali emergenti nel settore dell'economia del turismo. Nel settore delle politiche. Sono certo che diciamo questa prima novità, io so appunto da parte delle grosse riunioni che sono state fatte come staff e comitato tecnico scientifico, che sono, diciamo, andato benissimo, diciamo, nella rendicontazione della prima novità. La seconda novità certamente sarà ancora più, diciamo, brillante. Tendiamo ovviamente a attivare anche dei percorsi più superiori, ho detto al CTS che metteremo a completa disposizione, diciamo, le strutture diciamo, della mia scuola, della scuola che abbiamo l'onore di dirigere, insomma, che non è solo un alberghiero ma è anche un tecnico per il turismo, recentemente appunto nato, infatti quest'anno scolastico avremo modo di poter diplomare i nostri splendidi alunni, stanno facendo da Valt, vero? Tu sei vero, anche ieri hanno fatto appunto prestato questo servizio. Quindi noi ci dichiariamo ovviamente, ma più pubblicamente, lo parlo qui in questa assemblea, ci dichiariamo ovviamente disponibilissimi ad ospitare appunto, diciamo, quelle che possono essere le unità formative che verranno ad essere messe in campo in un futuro prossimo. Grazie. In realtà, come dire, sono io che vi ringrazio, a tutti quanti, no? A tutti i presenti, ai ragazzi, a voi soci, no? Mi spiace che è dovuto correre via il sindaco, immaginate, no? All'interno delle dinamiche della propria città, quanto che impegno, no? Lo si fa lavorando in prima linea. Sono io che vi ringrazio perché in realtà in tutti quanti i vostri interventi, no? Ho notato questo entusiasmo intorno alla fondazione, no? Questo affetto, passatemi anche il termine, no? Questa vicinanza, no? Questa cosa mi rende forte, in che senso? No? Saper di poter contare sui soci, no? Su un territorio, sulle imprese, questa cosa mi rende un po' più forte, più determinato, perché sono convinto che non da solo o da soli come fondazione, ma tutti quanti insieme, no? Come diversi interlocutori che siano interessati al tema, sicuramente possiamo affrontarla la sfida, che in effetti di questo in questi due giorni presso abbiamo parlato. Il turismo, migliorare il turismo è una sfida che ognuno di noi da solo non può vincere, è grande, si porta, no, come dire, anche delle questioni che vengono forse anche un po' da lontano, però io sono convinto col dialogo, con i lavori che abbiamo effettuato, con la vicinanza, no, che siamo riusciti a... Io apprezzo tantissimo, no, il preside tra mille impegni ha comunque, no, dedicato il tempo necessario per venire qui, per salutarci, per dimostrarci appunto la vicinanza. Ecco, questi sono i segni tangibili del fatto che ed è questa la cosa che mi inorgoglisce in particolar modo, avere tutti quanti qui insieme, vicini, significa che condividete, no, il percorso della fondazione, no? E questo ci dà la forza, che è la forza che dobbiamo trasferire poi ai nostri allievi, ai nostri ragazzi, quello di capire che è un futuro migliore in senso di professionalità, di competenza, un piccolo contributo insieme lo possiamo dare tutti quanti a questa terra. Ed è con questo bel messaggio che in realtà, come dire, mi porto, no, come risultato finale, no, di questi due giorni di lavoro,
che direi, se non avete voglia, se avete voglia di fare qualche altro intervento, che ben venga. Se no, per me, come dire, sono più che soddisfatto e possiamo chiudere qua, no, i due giorni di lavoro della Fondazione su questa riflessione. Grazie.